Ciao ragazzi, ben ritrovati in Andrink e bentornati su Mitopia. La scorsa volta abbiamo fatto un paio di missioni davvero davvero carine e sembra che questa sia la missione che serve per andare avanti, però io vorrei fare anche questa di Dante, che è facile. Dobbiamo esplorare un posto che abbiamo già esplorato, quindi sarà piuttosto veloce come cosa. Dobbiamo solo sconfiggere un boss probabilmente che sta creando scompiglio qui e noi certo che lo facciamo. Ah, bene. Ah, è abbastanza grande il posto. Pensavo fosse più piccolo. Bene, sono molto contento. Tanto come al solito taglio tutto e vedremo solo il boss, è ovvio. Comunque se mi avete scritto, uno di voi mi ha scritto che devo potenziare tutta quanta la squadra perché a fine gioco serve. Lo sto facendo, tranquilli. Porto più o meno tutti quanti al 19-20 e poi dopo li cambio con quelli che devono ancora salire di livello. A quanto pare però qui c'è un nemico che ti dà punti esperienza una volta finita la lotta. Se si può farmare, qui ragazzi è il Santo Graal proprio. Ecco, qui è il nemico, perfetto, vediamo un po' chi è. Se sarà tipo uno di questi mostriciattoli qui, enorme però e incazzatissimo, sarebbe bello. Beh, sì, sì, ci ho azzeccato. Diamoci dentro, ma... vabbè. Ci sta, però diamante tipo. Quindi è bello resistente. Ah, vabbè, allora. Turno del burletto rarissimo. Ok. Vabbè, intanto sconfiggiamo sti cosi, dai. Tenaglia, no, tenaglia no, Alama. Cioè, ti voglio bene che vuoi fare... ok, ci sta sbuffata. Posto. Ma... ma no. Tra l'altro mi è già successo di trovare un burletto simile ed è scomparso senza che potessi fare la lotta. Non ricordo se era tipo diamante, ma era quelli piccoli normali. Cioè, così, così subito? Cioè, niente proprio. Mi dispiace perché magari, chissà, forse era importante come burletto. Niente. Finisce così. Vabbè, andiamo a fare la missione importante allora. Eccola qua, livello 19, normale. Posso fare qualcosa per te? Ma veramente tu hai la missione. Il Gran Duca del Male Aslofar? Mai sentito, è famoso? Sì, è una celebrità, è apparso prima in TV. Ah, un attimo, ora mi ricordo. Ne ho sentito parlare da Rosalina. Adesso si trova a Nuvolia. Vuoi che ti accompagni lì? Certo. Andiamo, missione di Evangelista. Quindi questa fa tipo... passa di porta in porta e ti dice vuoi convertirti all'evangelismo e tu le dici no. Solo gli evangelici non va bene. Ah, quindi noi dobbiamo arrivare ancora più sopra perché effettivamente c'è un'altra strada sopra. Ok. Ah, però, interessantissimo. Oh, cos'è? Space Jam è diventato. È sottile, perché quella è una struttura che si vede in un frame, però... hai visto? Siamo sopra le nuvole, Alama! Sono così morbidose! Ma che cos'è? Tipo Wreck It Ralph, che c'è quel pupazzo, è morbidoso! Già, sembrano fatte di zucchero filato, quasi quasi l'assaggio, te lo stavo per dire io, guarda. Non l'hai fatto! Non dire cazzate, Andre Link del gioco. Devi solo dire la verità. La verità ti renderà libero. Andiamo verso il tesoro. Il tesoro Paxo. Quindi in teoria noi stiamo andando bene per la strada per trovare Aslofar. Però mi sa che è a più piani. Bellissimo Mecha Goblin. Ed essendo a più piani. Ah, verso Toschi. Ci richiederà di fare più volte le nuvole o quello che c'è sopra le nuvole. Anche se sopra le nuvole potrebbe esserci un mare di lava. Dark Souls 2, wink wink. Alama ha chiesto ad Ayumi se ha un grido di battaglia. E io ce l'ho. Chi ha? Solo gli uomini di cultura possono saperlo. E anche le donne di cultura, perché ci sono donne che leggono. Tra l'altro illuminato e guarito perché Escanor gli ha detto come stai, stai meglio. E lui sì, grazie a te, perfetto, potere dell'amicizia. Ti fa guarire. E poi io quando sto male, ragazzi, sto come un morto. Non riesco a fare nulla. Proprio voglio essere lasciato in pace perché quando mi ammalo io,
Anche una leggera febbre mi prende sempre la testa, mi prende un mal di testa incredibile. Anche febbre leggera. E non voglio avere nessuno intorno. E niente, è proprio lì che la gente allora ti rompe le palle. Ah, c'è il tesoro qui. Il tesoro Paxo. Ma andremo anche da Mr. Quiz? Non sarebbe male trovarlo. Sashimi Tar, bello. Buono anche. Anche se devo ammettere che a me il salmone crudo, sashimi o sushi, non riesco a mangiarlo. Mi dà molto fastidio. Ne mangio uno, mi prende subito lo stomaco. Guarda, Yumi, che vestitino! Ehi là! Ho fatto bene a darle il vestito da cantante maschile. Le sta molto meglio che quello femminile. Ah, però mi sa che per Mr. Quiz devo fare l'altra strada. Vabbè. Inoltre siamo quasi arrivati al punto del nemico, quindi... non male. Weila! Rettiloide! Goblinoide rettiloide, no? È ovvio. Magia, vortice di lame, vai. Perfetto, danno doppio. Ah, però vanno giù facilmente i rettiloidi. Ma gli punzecchi il sedere? Mr. Clean, se gli punzecchi il culetto, Ah, subito? Beh, però c'è anche un'altra sezione intera delle nuvole. Chissà se ci fanno andare. Spero di sì. Perché se no, cioè... è come gli altri luoghi che non ho potuto finire di visitare. Io in questi giorni sto guardando X-Files. Quindi questa per me ha più layer, più livelli, ok? Rosalina, sei tu? Non può parlare, non ha una bocca. Quelle labbra... ma... era musica quella? Allora, vado con l'attacco proditorio, come sempre. Voi, ecco, tu fai una bella pissiatella. Bravissimi. Attacco grande Alama, come sempre. Alama e Mr. Clean. Ah, bene, il nemico attacca più volte. Oh, là! È mega microfono. Questa è una mazza chiurata, è diventata, no? Un microfono. Ah, da dietro! Doppia, tripla! Aiuto, mi mancavi solo tu! Però un po' di pipiera, no? Mi sono un attimo gasatissimo perché dico, ragazzi, ma che facciamo? Il mega attacco Paxo? E invece no, perché non c'era Yumi. Se ci fosse stata anche Yumi... oddio, sai cosa? Sai cosa? Faccio impazzire. Ah, la impazzisce anche tu, tesoro, vai. Pronti? Andiamo, cari amici miei. Oh no, mi sta risucchiando l'energia vitale. La mia banena. Oh, però. Beh, allora scusami, tanto che ci sto... ah no, ma ci prende sempre delle botte incredibili. No, fortice di lame. Non importa se mi ha rubato le banane. Tanto ce n'ho un'altra 60 alla pensione, tipo. Vabbè. Quindi ruba al 100% l'oggetto. Con quell'attacco lì. Però ruba solo, non fa danno. Oddio, ragazzi, però se attaccassimo tutti... oh, e allora, dai. Grande. Perfetto. Oh, grande, ok. Mega fuoco, va. Oh, grande. Oh, yoi. Guarda, proprio voglio finirlo alla grande. Dato che mi dà la possibilità di farlo. A cavallo, sì, gli manca proprio uno sputo di vita, ma almeno... lo finiamo con stile. Ah, Zangete! Ribaltato, cappottato l'UFO. I Flying Souls. Oh, e Caramalieno! Grandissimo! Mi dispiace, ma è così! Salve! Ah, comunque mi dispiace. E me ne vado, ok. È stata una bazzeccola! Beh, guarda che punti! Li diamo ad Alama, così sarà 19. Ah, non sarà ancora 19. Appena sarà il 19 Alama, cambiamo e mettiamo un altro personaggio che sta ancora più basso. Ah, che bello, tornare alla normalità. Dipende cosa è per te la normalità, Rosalina. Con quel PNG appiccicato sul viso.
Da quanto tempo, Rosalina? È stato uno shock per me vedere che un mostro ti aveva rubato il viso. Oh, quasi dimenticavo. Questo tipo vuole chiederti una cosa. Vuoi uscire? No. La prima cosa è hai 18 anni. La prima cosa che devi chiedere. Un gran duca del mare? Ora che ci penso mi pare di aver già visto qualcosa del genere. Un'ombra oscura e minacciosa in alto nel cielo. Sarà stata quella del gran duca del mare che cerchi? Dove si sarà diretto? Se la mare non mi inganna, ho anche visto un edificio altissimo nel cielo. L'ombra l'ha raggiunto ed è sparita. Guarda, è quello lì. Dove? L'ho detto io che... L'ho detto che c'era, ragazzi. L'ho detto che c'era. Il grattanuvole. Qui si nasconde il granduca del male Aslofar. Grazie, il tuo aiuto è stato davvero prezioso. Non c'è di che. Addio. Quindi, mi sa che... Sì, raggiungi il grattanuvole. No, lì avviene lo scontro finale, ma... Mi sa che devo... Fare tutti quanti gli altri livelli. Poi magari penso a fare grattanuvole. A meno che non ci danno altre missioni a Viaggia là. Vorrei andare a vedere grattanuvole, ma vado un attimo a Viaggia là. Voglio vedere se magari c'è qualcuno che dà altre missioni, giusto per capire se posso aprire nuovi posti. Ma non credo. Mi sa che si possono aprire proprio in endgame una volta che hai sconfitto il granduca del male. Sì, allora me lo faccio per conto mio, mi faccio i livelli che mancano e poi vado a sconfiggere il granduca del male. Allora ragazzi, niente, per questo video è tutto. Nel prossimo prenderemo d'assalto il grattanuvole e vedremo se il granduca del male si nasconde veramente lì. Oppure se ci sono altri posti magari che ti apre sconfiggendo altri mini boss, se ci sono, non lo so. Comunque vi ringrazio per averlo seguito, in descrizione sempre il link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale magari iscrivetevi a noi, ci vediamo come sempre al prossimo video, bye bye!